Allora l'arte di fare la musica a modo di... ci sta sempre, quella è una questione di essere o non essere. L'arte si farà sempre perché ci saranno sempre degli artisti che hanno un privilegio per questi di analizzare delle cose che vengono sicuramente da altre parti. Allora fin quando ci sarà questo, ci sarà l'arte di fare musica. L'arte di fare musica significa riuscire a comunicare il sentimento, a comunicare la parte più profonda di un artista, di un essere umano, riuscire a esprimere le parole non possono esprimere. L'arte di fare musica significa di portare su una certa sacralità della musica napoletana, o che sia, se sei napoletano, automaticamente appartiene a quelle radici, automaticamente esprimi un sapore, una sua energia. Spagnolo, il mercato spagnolo non mi intende che non è un mercato, però il mercato spagnolo, per quello che ho sentito, comunque si è diventato anche lui un mercato ormai di carattere europeo, cioè c'è molto pop nella musica spagnola. Dove c'è il pop c'è, come si dice, business, ci sarà, voglio dire, sì, anche lì, ma ci sono comunque sempre, ci sono sempre i cantanti catalani, i cantanti flamenchi che cantano il flamenco. Dove non entra? Sì. Ma guarda, sai, c'è le case discografiche, non ci sia più la casa discografica italiana, no? Tutte le case discografiche italiane sono diventate delle multinazionali, o vendono il disco di Michael Jackson, o vendono quello di Zucchero, quelle sono, di qualsiasi altro artista italiano, allora loro poco importa, insomma, perché a loro interessa solo vendere i dischi. In Spagna c'è stata una scelta da parte del potere, politico, del governo, che non pensi che i discografici possono decidere se far passare o non far passare. Dove c'è economia c'è lo Stato, c'è saranno interessi, no? E l'Italia, insomma, ci sono molte multinazionali. E io sono qui in questo studio, siamo una Flying, sto lavorando su un futuro disco. E praticamente mi è venuto a trovare una mia amica, Marina Suma, e colgo l'occasione per dirgli: Marina, no, volevo dire, ma te ti piace la musica, no? Sono molto attratto, spesso ti ho visto nei concerti, insomma, ma che differenza passa tra sentire, ascoltare la musica napoletana e la musica italiana oppure europea, internazionale, cioè che differenza passa quando ascolti la canzone napoletana? Cioè è diversa la sensazione? Provo delle sensazioni diverse rispetto a un'altra musica che non sia napoletana. Sì, devo dirti che
provo sempre delle emozioni particolari, perché secondo me la musica napoletana, come i musicisti napoletani, perché comunque poi è chiaro che ci sono delle differenze, insomma, voglio dire, ci sono dei musicisti, ecco, come Enzo, per esempio, come, non so, Bennato, De Crescenzo e tanti altri, che fanno un tipo di musica rispetto ad altri cantanti napoletani, che fanno proprio la canzone napoletana e quindi la cantano anche in lingua napoletana. Devo dirti che però io quando ascolto i musicisti napoletani, insomma, sempre è una bella emozione, devo dirti, sono sempre più attratta, ecco, anche se la musica italiana io la seguo poco. Ci sono tanti cantanti italiani bravi, molto bravi, anche perché oggi poi la musica si è molto rinnovata, anche nei suoni, insomma, ci sono state veramente dei progressi, devo dire. Tu sei d'accordo con me, giusto, in questo? E è sempre un'emozione bella, perché comunque Napoli ha la passione anche nelle parole, anche vedi Pino Daniele, insomma, tantissimi, ecco, ed è quindi una bella emozione sempre. E poi non lo so, forse perché sono anche napoletana, quindi sono attratta in una maniera particolare. Marina, mica siamo, io mi pare che ti sei intervistato, no, l'effetto mi hanno mollato a me il microfono, e siamo, adesso stiamo giocando, ma seriamente, tu quando ascolti per esempio una canzone napoletana cantata in un certo modo, no? Ci sono dei codici, qualcosa, no? Gli umori, che ne so, insomma, qualcosa che ti trasmette, sì, delle cose super particolari. Sì. Sai, sento. Ma sai, effettivamente ascoltare già questa musica, no? Come dici tu, no? Prende il cuore, prende molto il cuore. Insomma, senti una cosa proprio dentro, no? Che ti fa un effetto. Un bel effetto, un effetto no particolare, perché ti prende il cuore, insomma, io mi emoziono, ecco, c'è l'emozione proprio che. Dico, queste emozioni no, spesso le nascondono. Allora vanno su un pezzo più, che si può sembrare moderno, alternativo, perché insomma, e nascondono invece quell'emozione che provano quando sentono veramente una cosa. Certo, molto forte, diciamo. C'è una melodia. Dico, sì. Tu pensi che Napoli continuerà a comunicare queste grandi emozioni? Ma sì, no, come continuerà? Deve continuare a comunicarle. Poi io certe cose sappiamo solo comunicarle noi napoletani, vogliamoci chiaro, insomma, adesso non perché voglia atteggiarmi, però insomma, voglio dire, noi napoletani siamo grandi in questo, a comunicare proprio la passione, l'amore, insomma, tutto ciò che uno porta dentro sempre nel cuore. Abbiamo un modo particolare di farlo sentire alla gente, agli altri. Tu sei d'accordo con questo? Sì! Io sono d'accordo, no, ma volevo dire che queste cose sono importanti, insomma. Sono importanti perché riescono ad alimentarti, capito, spiritualmente. A volte si sottovalutano, uno ha vergogna di provare un'emozione, di farsi, di dimostrare, capito? Invece dico che la musica napoletana c'ha ancora questa grande capacità, sì, la capacità di scioglierti dentro, capito? E bisogna lasciarsi andare quando arrivano queste emozioni. Sì, sono d'accordo con te. Perciò io la vedo come terapeutica, come situazione. Sì. Ciò dico, è importante invece rispettare le radici di questa grande cultura, perché alla base c'è una grande sacralità che ti può, non ti può fare altro che farti evolvere di più. E questo che voglio ricordare, che non bisogna perdere di vista. No, insomma, lo ricordiamo a tutti, ovviamente. Non bisogna perdere di vista queste cose. No, in generale. No, lo so. No, ma a parte queste cose che ci siamo dicendo a te, ovviamente, è chiaro che stiamo comunicando anche agli altri, insomma. È importante, noi che ci siamo venuti a parlare. No, certo. È importante non perdere di vista,
non le radici come campanilista. Sì, sì, certo, certo. Perché la nostra musica veramente viene da un grande sentimento. Sentimento, una cultura che c'è proprio alla base, proprio sì. Sì. Senti, ma adesso il prossimo disco che tu stai preparando? come sarà? Ma è un disco nuovo. Nuovo perché... Nuovo nel senso che ti sei comunque rivolto, cioè hai sperimentato nuovi suoni, non so, anche nuove etnie, ti sei messo a confronto con etnie diverse, perché tu sei sempre molto particolare nella tua musica, fai sempre dei... mi piace il tuo modo di fare musica perché hai sempre dei... Sì, sperimenti, esatto, hai sempre dei suoni belli, diversi, nuovi... Ecco, etnici, io così mi definisco un po' la tua musica. Almeno, questo è il mio parere personale, tu come pensi? Sì, penso che hai ragione. Ma sai, io la mia musica è etnica, sì. Automaticamente sì. Anche la musica lo diventa. Sì. Però io, per esempio, non cerco di fare musica etnica. No, nel senso che, non per forza, devi uscire da sola, ma perché non si può sottovalutare di suoni di tastiere, degli archi, delle atmosfere cosmiche, delle cose che ti portano anche un attimino più su, cioè, ti elevano un attimino, ti aiutano a trasformare il canto in preghiera, capito? Diventa una cosa tutta evocativa. Mi piace cantare sospeso. A volte non sono tanto le ricerche sonore, sono modo di sentire la vita, sì. Di porsi di naturale, mentre poi lasciarti andare, perché la musica è qualcosa di potente, è lei che ti guarda, lei che decide tu che devi fare. Siamo solo sì. I mezzi, no? Voglio dire, noi beh, però insomma, i mezzi importanti, io importantissimo. Quello sono tutti, certo. In altre cose. In altre cose, certo. E che sono così importanti? Perciò noi siamo qui, perché noi stiamo mandando un sacco di cose. Guarda, io potrei collaborare con te, Enzo, se tu per esempio in un video fai un video e hai bisogno di un testimone, io potrei sicuramente, anzi, mi farebbe molto piacere collaborare, ecco, essere una tua musa ispiratrice, oppure che ne so, dovrò esserci nel tuo video, ecco, mi piacerebbe moltissimo. Dovrò scrivere una canzone dedicata per te. Sì. Ma questa è la sirena. Sì, è già in mente allora questo... E tu lo fai... la sirena, no, Partenope, mi metto a fare il monumento. Non lo posso nemmeno fare perché già l'hanno sfruttato dei miei amici, la famiglia. Sì. Il gruppo musicisti, sì. Hanno fatto questo video dove c'è questa... che canta una specie di mantra. Sì, sì. E ci sarà insomma, questa sirena, questa parte della sì. Insomma, molto affascinante, molto bella. C'è una particolare la sirena. No, lì. Vabbè, un'altra sirena no, però... Non si sa mai questo. Io ti ho lanciato l'idea, tu che a te l'idea e la fantasia non manca. Sì. Sì, come no? Guarda, anche un personaggio mitologico, quello che vuoi, quello ti ispira la tua fantasia, perché quello è importante, no? Anche avere un'ispirazione, fantasia, per dire, come nel mio lavoro, per esempio, io, per esempio, quando faccio l'attrice, sono un'attrice perché interpreto vari ruoli, e quindi, insomma, posso interpretare un ruolo di una donna molto... insomma forte, di carattere, una volta invece una donna debole, oppure non so, un personaggio, perché no, anche, come dire, un personaggio antico della mitologia, sai, questa è una parte del lavoro. Tu dici che ho un viso un po', molto antiche, vero? Però, lo so, me l'hanno detto, sì, questa però cosa. Sì, cioè, sono comunque moderna, però avendo un viso un po', capito, un viso un po' antico, perché, sì.
cioè, potrebbe benissimo fare un personaggio anche dell'Ottocento in costume, tu mi chiedesti. Sì, sì, poi c'è la cosa che non telecomanda, capito? Esatto, però moderna. Istruale, proprio, sì. Sai. Beh, c'è quello, c'è questo. Sì. Meno male perché sì, ti ricordo porta a me. Meno male. Va bene, signori, come vedete questa chiacchierata tra me e Enzo, insomma, è simpatica, è carina. Non sai come pensi. Che devono pensare? Che cosa? No, vabbè, ognuno pensa quello che vuole, cioè. Essere qui, certo, certo. Ed essere sempre se stessi, giusto? Sempre. No, no, nella vita no. Quando si lavora, sì, è un conto, ma nella vita no, bisogna essere sempre se stessi. Ciao. Per esempio Marina, a me mi piacciono le terre dove c'è molta natura. Secondo te funziona questo microfono? Penso che sì, penso. Però è mia stanza perché parlano presentatore, capito? Non però, ti sto proprio in questa veste, attenzio. Però va bene, ogni tanto, sì, sì, tanto è simpatico. Il ragazzo. Stavo dicendo. A me mi piacciono le terre, capito, dove c'è molta natura, sì. E dove si vede il cielo aperto proprio, sa? E vede le stelle. Le isole, ti piacciono le isole? Sulle isole si vedono molto bene le stelle. Le stelle, sì, il cielo. A me, insomma, tutto sì. Si posta conosci così. Le isole Eolie? Sì. Io quelli sono un posto che io amo moltissimo, perché io devi sapere che da tanti anni ho questa casa a Salina nelle Isole Eolie, ed è un posto che amo molto perché ci andavo, penso, mio padre mi ha portata quando ero piccola, piccola, 6 mesi avevo, quindi è come se fosse per me una seconda Napoli, ecco. E ecco, lì si vede un cielo bellissimo, guarda, vedi delle stelle, vedi tutto, è una cosa favolosa. Non ti dico quando c'è la luna piena, non sai, guarda, c'è questo riflesso della luna sul mare, che è una cosa fantastica. Beh. Comunque, insomma, tu... Sì, no, 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 non le vedo. Quest'estate ti farai un po' di vacanze, che dici? Ci vai un po' in giro? Come ti piacerebbe andare, ecco, qual è i posti che tu preferisci? No. Preferisci più il mare, preferisci... No, in estate preferisco il mare. Sì, eh? Sì. Ma tu magari lavori in estate, no? Dico, sì, insomma, dei concerti da fare, bene, però mi sono preso più tempo per fare il disco. Il disco, sì. Sto preparando questo disco. Sì. E allora, però mi piace il mare, mi piacciono gli scogli, posso, beh, scoglio, sì, dove sta lo scoglio, sì, lo io scoglio, scoglione. Sì, sì. E, è vero, perché sono naturali, sono selvaggi, vero? Pure perché la sabbia, hai capito? Non sa secco in mezzo alle dita. Lo so, hai ragione, sì, è scocciante la sabbia in effetti. Sì. Comunque dipende, perché per esempio, guarda, io amo molto i posti di mare, così le isole, però per esempio mi piace anche visitare dei paesi che hanno una cultura. Io per esempio ho viaggiato molto, insomma. Ho fatto tanti viaggi e mi hanno sempre affascinato, per esempio, dei posti dove c'è comunque una filosofia di vita diversa completamente dalla nostra. Per esempio l'Oriente mi affascina molto, e anche il popolo proprio orientale, che ha una filosofia completamente diversa dalla nostra. E infatti io conosco bene l'Estremo Oriente, che ti posso dire, la Thailandia, sono stata... A Bali sei stata? Pure io sono stata a Bali. C'hanno proprio un modo di, vero? Un modo di vivere, insomma, concepiscono proprio la vita completamente diversa, hanno un modo proprio di vedere le cose diversamente. E quindi, ecco, per me, vedi, la vacanza, ecco, così. Mi piace anche non necessariamente il mare, anche fare la cultura, quindi comunque immergermi, ecco, in dei posti dove mi posso mettere anche a confronto con le persone, dove posso, no, insomma... Sei una ricercatrice. Sì, sì, mi piace. Allora è giusto, insomma, una deve... Davide, quando... Sai, c'è la curiosità, no? La curiosità di conoscere anche gli altri, di mettersi a confronto con le persone, no?
proprio per quello che dovrebbero fare per esempio qui con gli extracomunitari, qua ce ne stanno un sacco, ormai vengono da tutto il mondo, poveri, tutto il mondo. Sì. Però sai una cosa, cioè noi da questa gente potremmo, come dire, avere un sacco di cose. Questi qua conoscono un sacco di segreti semplici della vita, sì. Insomma tutto. Loro è bellissimo sentire, mo sanno pure parlare italiane, sì, molti sì, di loro addirittura di loro parlano napoletani, perfetto. Ehi, però questo, sì, ci sì, dovrebbe stare questo scambio, capito? Sì. Ma sai cosa senso? Che a volte purtroppo insieme alla gente, come dire, buona tra virgolette, cioè purtroppo come dire, ci sono molti di loro che creano anche un po' di no? Come dire, non so, sai tutte queste cose che si sentono anche oggi sul fatto di la droga, del commercio, non so di che, però per esempio. La droga no, non c'ha colore. La droga passa. Sì, questo è vero, sono d'accordo con te, insomma, però ci sono stati un po' di casini. No, vabbè, insomma, questo è vero, insomma, ma la cosa è più. Perché noi l'abbiamo. Secondo me la emarginiamo troppo le persone, perciò. Poi molti di loro si incattiviscono, capito? Sì, anche, sì. Però io sto dicendo, culturalmente, per esempio, se fossimo un attimino più attenti. Sì, è vero, un pochino più disponibili. Cioè, questa gente qua, sì, stanno qua, sì. Vuol dire se stanno qui c'è un motivo preciso, che va al di là degli interessi economici, sì, sociali e cose. Certo. Dobbiamo, capito? Noi dobbiamo imparare a guardare un attimino, sì, oltre la cosa. Questo, poi questo perché, discorso, chiaramente, perché uno comunque si mette sempre a confronto poi con, io penso con che i vari è importante, popoli, penso, certo, certo. Ma tu pensi che questo è anche un motivo per il quale a me piace viaggiare molto, perché mi piace mettermi a confronto con le persone. E tu tieni tutto quando qua, guarda. E che no. Sparagli, sai che il biglietto aereo. No, mi piace spostarmi, no, mi piace viaggiare. Insomma, è una delle cose che amo fare moltissimo. Sì. No, a te non piace viaggiare tanto? A me piace viaggiare, sono pigliata, io viaggio più con la testa, da già dice la verità. No, veramente. Sì, no, ma ti credo. Veramente, ma nel senso. Però ogni tanto piace di andare in un posto magico, particolare. Ecco, no, certo non vado in una metropoli, perché no, sennò sarebbe. Sì. Però piace viaggiare quando è il momento. Però io viaggio assai, capito? La musica, sto sempre, certo, contemplo le cose, insomma mi voto, come si dice, sto abbastanza. Stai bene, ti rilassi. No, su questa cosa qui, sa, uno può viaggiare sempre, si sbatte a Nazare, che è bello, però sì. Si tiene la possibilità. Sì, certo, comunque anche di rimanere anche con te stesso e comunque, sì, giustamente, insomma, c'è un altro modo anche di viaggiare con la testa, di sicuramente che ti soddisfa anche molto, insomma. A tutti quelli che non tengono i soldi per andare a fare una vacanza fuori, un viaggio, potete stare pure qui e andarvene dove volete, anche in giro per l'universo, no? Tutto bene? Sì. Ciò dico, basta un attimino rilassarsi e non prenderla su serio la cosa. Stare rilassati, non prenderla proprio, capito? Ecco. Capito? Tu la pigli su serio? Io? Tu la pigli su serio la vita? Io? Sì e no? Sì e no. Sì. Vabbè, però stai, sì. È tutto un gioco. Esatto. È tutto un gioco. Ciao.